Buonasera a tutti e benvenuti a questo nostro incontro eh, che potete seguire sulla pagina Facebook del nostro centro di cultura o sul nuovo canale YouTube che abbiamo proprio attivato per facilitare eh, i vostri collegamenti. Eh, speravamo tutti tanto di poter tornare a tenere i nostri incontri in presenza. Purtroppo le notizie che abbiamo sentito anche questa sera al telegiornale sono del tutto preoccupanti. E quindi se un anno fa abbiamo iniziato a eh, percorrere questo nuovo modo di arrivare a, ai nostri soci e a tutti i nostri simpatizzanti tramite i mezzi messi a disposizione dalla tecnologia, Adesso è diventato proprio una necessità costante e quindi tutti i nostri incontri di primavera si terranno sul web. Eh, vi ricordo subito che chi desidera, durante l'intervento del nostro relatore, professor Bicciato, che tra poco vi presento, sarà possibile fare, pre, eh, scrivere delle domande sulla chat. Lascio la parola ad Antonio Macconi di Goodnet che eh, segue la regia di questo incontro per spiegarvi in modo semplice e tecnico come procedere per scrivere le vostre domande. Prego Antonio. Buonasera a tutti, eh, grazie a Paola Lais, due note molto veloci. Eh, se state seguendo eh, sul canale YouTube eh, del eh, centro mh, appunto di Cultura Cardinale Lia La Costa è necessario scrivere la propria domanda eh, nella colonna a destra dove c'è scritto chat, eh, basta digitare premere invio e noi la visualizzeremo e poi mostreremo appunto la domanda in diretta. Invece, se siete su Facebook, ehm, Basta scrivere un commento, eh, quindi in calce al video dove c'è la sezione dei commenti, scrivere il proprio commento o la propria domanda, premere invio e poi eh, noi anche in questo caso lo mostreremo in diretta. Grazie a tutti e buona visione. Grazie Antonio. Ehm, questa prima serata di questo ciclo primaverile... È particolarmente importante per noi perché eh, come avete potuto notare nella locandina insieme al logo del centro di cultura del, um, del comune di schio eh, del, della cultura 2021 sempre del comune di schio c'è un nuovo un altro logo che è quello dei soci e soci di banca etica dell'alto vicentino perché questo incontro è stato organizzato proprio in collaborazione con loro e da loro ci è giunto lo spunto per parlare di finanza etica e sostenibile. Il relatore di questa sera è il professor Francesco Bicciato. Che ringrazio perché uh, ha immediatamente accettato il nostro invito, eccolo professore, potete vedere anche voi, lo Buonasera. conoscete tutti. Eh, è laureato in scienze politiche all'Università di Padova ha poi conseguito il dottorato di ricerca in geografia politica ed economica e da subito da sempre si è interessato alla finanza, all'economia ambientale, allo sviluppo sostenibile. Ha lavorato per le Nazioni Unite, per altre organizzazioni internazionali e fin dagli anni 90 è promotore di finanza etica e ha diretto organizzazioni di microcredito. È membro del consiglio direttivo Eurosif, ora vi spiego che cos'è, è, è un'associazione paneuropea dedita alla promozione della finanza sostenibile e dal 2015 è il segretario generale presso il forum per la finanza sostenibile. Ha insegnato presso numerose università sia italiane che straniere e ha scritto numerose pubblicazioni. Eh, vi dicevo che eh, questa, questo nostro incontro è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Banca Etica, in particolare con le soci e i soci dell'Alto Vicentino. Quindi lascio per un saluto la parola al coordinatore, che è il dottor Grasselli, e gli passo la parola. Prego. Sì, grazie. Buonasera, sono Renzo Grasselli, coordinatore del GIT Alto Vicentino di Banca Etica. E innanzitutto voglio ringraziare il Centro di Cultura Cardinale Leda Dalla Costa per aver accolto con grande disponibilità la nostra proposta di punto di collaborazione. Allora, i gruppi di iniziativa territoriale, i GIT, sono formati da soci e soci eletti a livello locale di Banca Etica per alimentare il dibattito interno alla banca e renderla sempre più aderente agli ideali che le ispirano. Verso l'esterno, invece, l'obiettivo del GIT non è pubblicizzare solo la banca, ma avvicinare la finanza etica al territorio, per promuovere la cultura di un uso responsabile del denaro che è indispensabile per la crescita di una società giusta. Due giorni fa, il 10 marzo, è entrato in vigore il primo regolamento europeo sulla finanza sostenibile, segno che l'urgenza di affrontare questi temi è arrivata anche alle istituzioni comunitarie. Lascio però ora la parola al nostro ospite, qui diamo anche noi il benvenuto e grazie a tutti per la partecipazione. E allora il professor Bicciato, dalla presentazione che vi ho fatto, avete capito la sua eh, preparazione non solo ma anche il suo spirito con cui affronta il suo lavoro. È sicuramente la persona giusta per spiegarci come la finanza sostenibile possa essere la leva per un nuovo modello di sviluppo più inclusivo. Buon ascolto. Molto bene, grazie. Eh, grazie al Presidente Alaiis. Eh, sono veramente contento di aver, come dire, di partecipare a questo, a questo incontro perché. Ehm, Parliamo di un tema che mi sta molto a cuore da un, da un lato e dall'altro credo un tema che possa eh, costituire in questo momento una, eh, un concetto in continua evoluzione. Quindi io credo molto nella finanza sostenibile, oggi, questa sera cercherò di spiegarvi. Eh, anche senza usare troppi tecnicismi, però quali sono i fondamentali diciamo, della finanza sostenibile e perché secondo me stiamo vivendo una piccola grande rivoluzione. Questo è molto importante, diciamo, assumerlo perché è un, stiamo cambiando totalmente alcuni paradigmi culturali che fino a, a pochi anni fa, diciamo, sembravano assolutamente eh, 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 come dire non sostituibili e eh, definitivi vediamo un attimo ora ehm, con l'aiuto di qualche slide di un bel po di slide però cercherò di essere il meno noioso possibile eh, andiamo pure alla, alla, alla slide eh, antonio quella sulla... Sugli stakeholder, diciamo quali sono i soggetti che in questo momento compongono la base sociale del forum per la finanza sostenibile. Ma in, in sostanza quello che mi interessava in questo momento era farvi vedere quanti sono i soggetti che in qualche modo partecipano alla vita, diciamo, eh, del forum e a diverso titolo a diverso titolo si occupano appunto di finanza sostenibile. Vedete? Ci sono le associazioni, le associazioni di categoria di rappresentanza come l'ABI, l'ANIA, l'ACRI e così via, le banche, le imprese assicuratrici, le fondazioni di origine bancaria, i fondi pensione, le casse di previdenza, ma anche componenti importanti della società civile come i sindacati. Eh, il, alcuno ANG, il forum per il terzo settore, per esempio. Quindi, abbiamo una situazione particolarmente interessante che noi definiamo multi stakeholder, per cui sostanzialmente il forum, ma, ma potremmo dire la comunità SRI. Guardate, io userò pochi acronimi inglesi. No, questo è uno: SRI sta per Sustainable Responsible Investment, e poi ne userò un altro che è ISG Dopodiché cercherò di non abusarne, però sono i termini che poi trovate anche nelle pubblicazioni ufficiali della Commissione europea che trattano appunto di questo tema. Vi dicevo, la natura multi stakeholder diciamo, del forum permette di affrontare il tema di un altro tipo di finanza, di una finanza diversa, appunto, leva eh, di inclusione eh, sociale e ambientale. Eh, da diversi punti di vista. Quindi, il, la diciamo, no, la nostra organizzazione è un'organizzazione indipendente che però porta il punto di vista di diversi soggetti su, sullo stesso tema. Andiamo pure avanti? Andiamo pure avanti. Eh, questa è la rete molto velocemente di cui faceva a cui faceva riferimento la presidente Allais. Io siedo nel board appunto di Eurosif. Eurosif è eh, sostanzialmente l'organizzazione che riunisce i SIF, quindi Sustainable Investment Forum, i forum europei che nei diversi paesi si occupano appunto di finanza sostenibile. Noi siamo ITASIF, siamo il forum in rappresentanza appunto dell'Italia all'interno di questa organizzazione. Andiamo pure avanti. Entriamo eh, direttamente, prego, eh, alla prossima, grazie. Nella definizione di finanza sostenibile. Allora, guardate, io mi soffermerò su un paio di concetti fondamentali. M molti di voi magari eh, li conosceranno, però, vale la pena eh, come dire eh, soffermarsi su un paio di eh, questioni che determinano il cambiamento, quel cambiamento a cui facevo riferimento all'inizio. Quindi l'investimento sostenibile mira a creare valore per l'investitore e per la città attraverso strategie di investimento orientati al medio-lungo periodo, questo è il primo elemento, quindi il medio-lungo periodo è il tempo diciamo, in cui la finanza sostenibile dispiega i suoi maggiori effetti, Stiamo parlando esattamente del contrario di quello che viene definito in finanza lo short-termism, cioè il breve, brevissimo termine molto legato alla finanza speculativa. Qui invece stiamo parlando di finanza per l'economia reale e di un orizzonte di medio-lungo. Ma l'elemento, se volete, centrale no? all'interno di, di questa definizione è quello che eh, viene dopo, nella valutazione di imprese e istituzioni integra l'analisi finanziaria con quella ambientale e sociale di buon governo. È proprio in questa integrazione che c'è il vero cambio di eh, paradigma. L'integrazione vuol dire che l'analisi sociale e ambientale sono tanto importanti quanto quella economico e finanziaria fino a un po' di anni fa. Eh ma ancora adesso ovviamente si sì, redigevano i bilanci sociali, i bilanci ambientali, i report di sostenibilità, eccetera, eccetera. In questo caso stiamo parlando però di come viene eh, composto diciamo, il portafoglio di un'organizzazione finanziaria e questa integrazione è alla base del concetto di sostenibilità. La sostenibilità di cui tantissimi oggi parlano, ormai è diventata una parola di moda. Però attenzione: va declinata nella maniera corretta. La sostenibilità è tale quando è tripartita: è come immaginate uno sgabello che ha tre ambe: una è economico-finanziaria, una è sociale, l'altra è ambientale. Se voi tagliate una. Delle tre gambe lo sgabello cade a terra. Non esiste sostenibilità neanche in finanza se la sostenibilità non tiene conto di aspetti economici, sociali e ambientali. E poi vedremo anche di buona governance. Quindi questo è l'elemento eh, essenziale, diciamo, che determina la definizione di finanza sostenibile. Andiamo avanti. Io mi soffermerò su alcuni aspetti, poi altri magari li, li, li salterò, poi comunque metterò a disposizione tutti i materiali, quindi non, non, è, non è un problema. Però, insomma, per cercare di fissare alcuni concetti fondamentali, vi dicevo, l'altro acronimo importante è quello ISG. Quindi, sostanzialmente, la finanza sostenibile applica i criteri ambientali, sociali e di buona governance. Quando parliamo dei criteri ambientali, ovviamente parliamo di eh, aziende che, che hanno un, un impatto ambientale positivo quindi riducono le emissioni di CO2 o la gestione sostenibile delle risorse idriche o la produzione di rinnovabili o la mobilità sostenibile cioè tutti quegli ambiti che caratterizzano il, diciamo, gli aspetti ambientali in senso positivo gli aspetti sociali sono fondamentali immaginate appunto rispetto dei diritti dei lavoratori Ehm, i gap salariali e così via, così come è molto importante anche la governance, la governance è uno degli elementi essenziali perché sostanzialmente qui si fa l'esempio per esempio delle politiche di remunerazione, ma anche delle, delle, delle politiche di diversità, quindi la diversity all'interno di un'azienda o di un'organizzazione di finanza sostenibile è essenziale. Andiamo pure avanti, Vedete, molto velocemente la, la finanza sostenibile e, e, prim, e, e diciamo la finanza etica partiv, partono in realtà dall'inizio del secolo. Erano mosse soprattutto da motivazioni etico-religiose. Poi, diciamo, le, eh, gli elementi determinanti diciamo, che, eh, eh, in qualche modo, corroborano il concetto di finanza sostenibile sono la, sua, la, la migliore gestione dei rischi, la stabilità che porta nel sistema finanziario. E poi diremo oggi, poi faremo qualche riferimento anche al Next Generation EU: il rilancio attraverso la resilienza e la transizione. Perché vorrei eh, soffermarmi solo un attimo sulla questione dei rischi perché in realtà la finanza sostenibile conviene conviene economicamente, conviene socialmente e ambientalmente. Io qui ne approfitto per sfatare una fake news che è quella che che è quella che vuole associare diciamo, la finanza sostenibile alla filantropia. La filantropia è fondamentale, se non ci fosse bisognerebbe ovviamente inventarla. Ma qui stiamo parlando di finanza, stiamo parlando di un altro modo di fare finanza. E perché dico che l'elemento dei rischi è importante? Perché nel momento in cui io integro e analizzo i criteri sociali e ambientali fin dall'inizio del mio investimento, riesco ad anticipare quelle... Direbbero gli economisti esternalità negative, insomma quegli impatti negativi ambientali e sociali che mi potrebbero mettere in uh, discussione la redditività dell'investimento. Cioè, che cosa voglio dire in termini molto semplici? Che se io voglio avere un investimento che sia realmente sostenibile, devo utilizzare fin dall'inizio dall della, della mia del mio, diciamo, uh, della, della scelta, per esempio, delle aziende su cui investire. Diciamo, questo tipo di criteri, criteri che mi permettono di anticipare le cosiddette esternalità negative. Andiamo pure avanti. Queste sono le strategie, le strategie diciamo, che vengono più comunemente utilizzate in finanza sostenibile, le esclusioni sono le strategie più intuitive, ovve, qui in questo caso si escludono determinati settori dal, uh, del, dagli, dal finanziamento diciamo, del, 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 del nostro investitore, eh, le esclusioni hanno a che vedere con attività dannose per l'ambiente, così come... Eh, diciamo il, 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 il finanziamento al traffico d'armi piuttosto che la pornografia o il tabacco e così via. Ci sono tutta una serie di settori che vanno esclusi dall'investimento sostenibile. Poi abbiamo le convenzioni internazionali che sono molto importanti, cioè l'investitore sostenibile e responsabile ha di fronte oggi rispetto a una volta, anche una volta, ma in, in, oggi in modo particolare, una serie di... Eh, di eh, Convenzioni che sono state siglate a livello internazionale, quindi ricordiamo, per esempio, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo o, o la Convenzione ILO sui diritti dei lavoratori. Ma pensiamo anche oggi agli SDGs, quindi diciamo ai 17 obiettivi delle Nazioni Unite che compongono eh, appunto l'Agenda 2030 e, e che sono in qualche modo dei punti di riferimento proprio per le indicazioni che danno in termini di. Eh, sviluppo sostenibile. Eh, lascerei rapidamente la strategia best in class e mi concentrerei in modo particolare sull'engagement, adesso lasciate stare il termine inglese, engagement sostanzialmente che cosa vuol dire? Vuol dire che occorre migliorare sempre di più la relazione tra investitore e azienda investita. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il concetto di sostenibilità, e quindi che dovrà comporre anche le strategie, per esempio del PNR, è proprio quello di trovare un allineamento attorno ai concetti fondamentali, come per esempio gli SDGs, tra l'investitore e l'azienda su cui si investe. Se non esiste questo allineamento, evidentemente il processo di sostenibilità è eh, parziale. Andiamo avanti. Andiamo avanti, eh, vi dicevo, quindi mitigare i rischi ESG, individuare nuove opportunità di investimento e conseguire rendimenti in linea o superiori di, a quelli di mercato. Guardate, vi faccio un esempio per, essere, come dire, per, farmi, per farmi capire meglio. Mi rendo conto che questi sono concetti magari che possono risultare un po' eh, come dire, noiosi, però cercherò di essere molto eh, esemplificativo quando parliamo per esempio di mitigare i rischi ESG. Allora, nel 2015, eh, durante la COP21, la conferenza internazionale sui cambiamenti climatici, data fondamentale perché poi vedremo, è dal 2015, diciamo che si apre una nuova stagione rispetto appunto ai concetti di finanza e di sviluppo sostenibile. Vi dicevo, in quell'occasione si riunirono le organizzazioni, le compagnie di assicurazione più grandi a livello internazionale. E eh, sostanzialmente le conclusioni quali furono? Era molto più vantaggioso per queste compagnie investire, per esempio, in riforestazione per i rendimenti che questo portava, piuttosto che continuare a pagare sinistri per effetto delle catastrofi causate dai cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici che. Eh, non erano più rari, ma ormai sempre più frequenti. All'epoca si parlava della Lugione negli Stati Uniti, ma sostanzialmente gli assicuratori dicono: Ma non ha più senso questo modello di sviluppo perché non solo non, non, ha, non mi produce dei rendimenti economici importanti, ma soprattutto mi causa come dire, dei danni ambientali che poi si ripercuotono nel mio conto economico perché devo pagare sempre più sinistri. Peraltro pagare sempre più sinistri implica per una compagnia di assicurazione elevare sempre di più i premi. Più i premi sono alti, meno le persone si assicurano e più aumenta la vulnerabilità nella società. Quindi sostanzialmente perché vi ho fatto questo esempio? Perché in realtà non è che le compagnie di assicurazione si sono svegliate una mattina e hanno deciso di essere sostenibili. Hanno fatto un ragionamento di carattere puramente economico e sono arrivate alle stesse conclusioni a cui fortunatamente erano arrivate prima le organizzazioni ambientaliste. Quindi sostanzialmente l'ambiente, investire in ambiente era conveniente anche dal punto di vista economico-finanziario. Questo ve lo dico perché è uno degli elementi centrali che ha fatto in modo che si spostassero volumi importanti di finanziamenti dalla finanza tradizionale alla finanza sostenibile. E adesso andiamo avanti e vediamo. Possiamo saltare anche qui, la, la saltiamo. Andiamo avanti. Qui guardate. Eh, non, non spaventatevi per questo grafico, è molto semplice. Diciamo, questi sono i rendimenti eh, calcolati da Morgan Stanley dal, su due indici: un indice che è legato appunto, ai fondi sostenibili e un indice invece tradizionale. Come vedete, L'indice SRAI, quello eh, in blu, è sempre allineato o addirittura superiore all'indice eh, giallo, diciamo, alla curva, diciamo, gialla. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che i fondi sostenibili, i fondi etici, poi insomma, sulla. sulla eh, sulla mh, tassonomia magari possiamo anche ragionare, ma sostanzialmente i fondi di finanza sostenibile sono sempre, hanno rendimenti sempre in linea se non superiori a quelli della finanza tradizionale. Per quello che io vi dicevo, che alla fine la finanza sostenibile non solo non è più nicchia, ma è diventata diciamo, mainstream anche per la Commissione europea in particolare, ma è anche una forma finanziaria che sposando lo sviluppo sostenibile produce anche un cambiamento economico e finanziario significativo positivo. Possiamo andare avanti, Antonio, grazie. Qui solamente per dirvi appunto di che cosa stiamo parlando. Questi sono i dati diciamo, eh, a livello globale, sono 31 mila miliardi di asset gestiti secondo i criteri della finanza sostenibile, i criteri SRI, e di questi 31 mila miliardi gestiti a livello mondiale... 14.000 sono in Europa. L'Europa è un champion rispetto agli altri, agli altri, alle altre aree a livello internazionale. Gli Stati Uniti hanno avuto un recupero adesso con l'elezione di Biden, hanno avuto una caduta libera con, durante l'amministrazione la, Trump proprio per l'uscita dagli accordi, dagli accordi di Parigi. Eh, ma l'Europa comunque conduce ancora questa... Classifica positiva, diciamo, di, eh, sul mercato del Serai. Andiamo pure avanti molto velocemente. Eh, andiamo pure al prossimo, Antonio. Tanto per darvi un'idea del mercato in Italia: in Italia ben 1700 miliardi. Sono investiti secondo i criteri della finanza sostenibile. Vedete che la strategia più utilizzata è quella delle esclusioni. La, la strategia delle esclusioni: guardate, è importante perché in qualche modo mi porta al disinvestimento. Eh, e quindi diciamo, a una critica forte rispetto alle aziende che hanno un comportamento negativo. Dall'altra parte, però occorre associare al al alle esclusioni le inclusioni. Quindi, ok. Dove non investo più bene ora dove vado invece a investire, dove sposto i miei volumi finanziari. Quindi il cosiddetto dal divesting all'investing. E lì ci sono tutta una serie di strategie che sono quelle che vi ho mostrato prima, di cui ad adesso possiamo anche andare via veloce su questo. Ci tenevo solamente a, a darvi questi numeri per farvi capire diciamo la dimensione del fenomeno. Stiamo parlando di un fenomeno in grande evoluzione che muove grandi volumi finanziari. Prego. Molto velocemente, il mercato. vale anche per i non tecnici. Sostanzialmente, qui è importante dire che il mercato degli individui, quindi di noi, di noi cittadini, di noi. Investitori sta aumentando sempre di più, siamo arrivati a oltre il 30%. Questo perché? Perché in realtà è aumentata la sensibilità rispetto ai temi ambientali, è aumentata la sensibilità rispetto ai temi sociali, e tutto questo è stato un condensato di una serie di movimenti culturali. Da Greta Thunberg, ma anche all'enciclica Laudato Si di Papa Francesco ci sono stati dei fenomeni non finanziari che in qualche modo però hanno condizionato diciamo la eh, sensibilità dei cittadini verso i temi appunto sociali e ambientali di questo ha beneficiato la finanza sostenibile andiamo avanti qui semplicemente velocemente per dirvi noi eh, ogni, ogni anno svolgiamo delle indagini con eh, DOXA e qui è interessante perché la domanda, per esempio, un sondaggio che, che, che abbiamo messo a punto un paio di anni fa, quanto consideri importante essere messo al corrente della sostenibilità ambientale e sociale dei tuoi investimenti? Fra abbastanza importante e molto importante arriviamo all'81%, cioè si dice c'è un incremento di interesse attorno appunto agli investimenti sostenibili. Ma andiamo avanti. Eh, qui, secondo, secondo te nel mondo della finanza e delle banche, quanto sono tenuti in considerazione i temi ambientali, sociali e di governance? Vi, voi vedete qui che nei dati 2019 ben il 50% dice poco. Cioè dice sostanzialmente io sono disponibile a all'investimento sostenibile, ma vedo che nel, nel sistema finanziario questi temi sono come dire, promossi molto poco. Andiamo avanti. Eh, qui ci sono alcune, alcuni esempi del perché, nonostante ci fosse l'intenzione, non si è... Eh, come dire, ehm, orientato i propri risparmi verso l'investimento sostenibile, il 47% dice: Non ne so abbastanza, cioè non esiste una comunicazione sufficiente. Sono poco pubblicizzati, non me li hanno mai proposti. Allora, capite bene che qui, ovviamente. Stiamo assistendo a un cambiamento dal punto di vista del sistema economico e finanziario, un cambiamento dal punto di vista culturale per l'aumentata la sensibilità, sensibilità verso i temi della sostenibilità. Dall'altra parte, però, questa cosa non viene adeguatamente pubblicizzata e i. Il, 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 collocatori, quindi voglio dire chi dovrebbe distribuire questi prodotti non li pubblicizzano e non li propongono abbastanza, per cui alla fin fine solo il 54% conosce i prodotti SRI e tra questi uno su quattro dichiara di aver investito su questi prodotti, quindi il 25% del mercato. Siamo di fronte a un paradosso. Abbiamo dei prodotti esistenti sul mercato che hanno le caratteristiche ESG che hanno rendimenti positivi dal punto di vista economico e un impatto positivo a, 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 dal punto di vista ambientale, sociale e di buona governance. Abbiamo un pubblico in crescita e però il sistema finanziario si muove troppo lentamente e non è in grado di, pro, di, promo, di, di, produ, di promuovere adeguatamente questo tipo di investimento. Andiamo avanti. Andiamo pure avanti. Eh, ancora grazie ecco qui eh, invece volevo dirvi volevo farvi un riferimento un po' ai tempi ai nostri ai nostri giorni no quindi sostanzialmente come si è comportata la finanza sostenibile durante la pandemia eh, e qui eh, noi abbiamo fatto le nostre analisi e sono emerse delle cose molto interessanti per esempio è emerso il fatto che nel primo trimestre del 2020 i fondi ESG, quindi fondi diciamo sostenibili, hanno avuto sotto performance inferiori rispetto ai fondi tradizionali. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui hanno perso tutti, i fondi ESG hanno perso di meno. In seguito si è assistita a una ripresa generale nella quale i fondi ESG hanno. Mostrato migliori performance rispetto ai fondi tradizionali, cioè sostanzialmente vedete la curva, la curva in azzurro è ancora sopra alla curva in giallo. Questo ancora una volta ci dimostra che non solo in condizioni normali quei dati che avevamo visto prima erano del 2019 i rendimenti erano superiori, ma anche in una situazione, in un contesto pesantissimo dal punto di vista sociale, ambientale e economico, i fondi sostenibili hanno retto meglio all'inizio e poi hanno iniziato a crescere di nuovo. Ma perché? Perché in realtà l'elemento socio-sanitario in modo particolare durante la pandemia è esploso. E quindi diciamo, l'attenzione a questo tipo di rischi che avevano i fondi sostenibili ha permesso diciamo, a quei, ai rendimenti di, essere, di, di avere un andamento positivo anche in un contesto di crisi eh, strutturale come quella che stiamo vivendo oggi. Andiamo pure avanti. Vedete eh, alcuni dati, no? Settembre 2019 c'erano 192 fondi eh, ISG, con un patrimonio di 25 mila milioni di, di euro. Nel settembre 2020 i fondi sono diventati 362, cioè sto dicendo che in un contesto economico che non, ha, che non è stato favorevole c'è stato un quasi raddoppio in termini di eh, sottoscrizione di fondi di finanza sostenibile e il patrimonio promosso è arrivato a 55 mila milioni di euro. Andiamo avanti. Andiamo ancora avanti perché poi questi settori li vedremo dopo. Possiamo andare avanti, grazie. Eh, allora, ci sono alcuni strumenti che sono molto importanti dal punto di vista finanziario per veicolare diciamo, eh, il, i risultati, diciamo il, la, la, la finanza sostenibile verso dei settori di sviluppo sostenibile. Quindi la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica, la gestione corretta delle risorse idriche, eh, la... Il, il miglioramento delle strutture di welfare eh, e così via. Eh, questi due strumenti che in questo momento si stanno utilizzando sono i green bond e i social bond e social impact bond ma guardiamo un attimo che cosa sono i green bond i green bond sono delle normali obbligazioni quindi dei titoli di debito che però hanno una caratteristica che tutto l'ammontare eh, investito va a progetti di carattere ambientale Va a progetti di carattere ambientale secondo alcuni principi, si chiamano Green Bond Principles, che sono stati sottoscritti a livello eh, mondiale, ripresi poi dall'Unione Europea recentemente col nome di Green Bond Standard, che definiscono appunto i criteri su cui investire queste obbligazioni. Guardate un po' i numeri. Il mercato globale dal 2007 al 2020 è di 1.000 miliardi di eh, dollari in questo caso. Okay. Eh, le emissioni globali nel 2020 sono state 269 eh, miliardi di dollari. Questo, che è? questo è quello che recentemente il governo, in particolare Draghi, ha chiamato il debito buono. Cioè, sostanzialmente, è, sono quei titoli che, per, che, che consentono un indebitamento o da parte di un soggetto privato o dallo Stato. In quel caso si chiamano green bond sovrani, e ne abbiamo emesso uno la settimana scorsa. Un BTP green è stato emesso la settimana scorsa per la prima volta dal governo italiano. Quando in realtà altri governi europei erano già avanti con i, i Green bond Sovrani, ma lasciamo stare. Diciamo, queste forme di investimento sono molto semplici e garantiscono che tutto ciò che io investo, okay, sia che io sia un grande investitore, sia che sia un, investi un piccolo investitore, vadano a favorire diciamo, lo sviluppo ambientale e determinati settori ambientali. Andiamo avanti. L'altra La, faccia della medaglia, andiamo pure avanti Antonio, grazie, è proprio questa: è il fatto che a fianco ai green bond si sviluppano e crescono moltissimo anche i social bond. I social bond sono titoli di debito associati a progetti a impatto sociale positivo. Quindi, in questo caso, i social bond nel 2020 vedete, amme, aument, am, ammontano a 147 miliardi di euro. Guardate il dato interessante, sette volte di più del mercato del 2019. Cioè questi prodotti aumentano sempre di più proprio per effetto della grande propensione allo sviluppo sostenibile che eh, in qualche modo si sta facendo strada tra gli investitori istituzionali e gli investitori retail. Questo è molto importante, guardate, perché in realtà esistono quindi... Diciamo esistono delle strategie chiare, esiste un framework di riferimento chiaro, esistono degli strumenti disponibili diciamo, per ottenere, per arrivare a quei risultati. Andiamo pure avanti. Sì, andiamo pure avanti Antonio, grazie. Saltiamo queste parti qua che sono comunque interessanti, ma volevo in questo momento eh, concentrarmi di più sulla questione, su, su che cosa sta succedendo a livello europeo dal punto di vista della finanza sostenibile. Questa sarà l'ultima parte della mia, della mia chiacchierata. Dopodiché, insomma, ovviamente sono disponibilissimo a, a rispondere a domande e approfondimenti. Ma Fatemi parlare un attimo della centralità che in questo momento ha l'Unione Europea per tutti noi e anche per la finanza sostenibile. Andiamo pure avanti, grazie Antonio. Ecco, vedete, qui c'è stato un processo politico molto importante a livello europeo che parte... Dal nel 2015, come vi dicevo prima, dagli accordi di Parigi, e poi, come dire, cresce sempre di più fino ad arrivare al 2018, quando per la prima volta nella storia dell'Unione Europea si elabora un action plan sulla finanza sostenibile. Guardate che è la prima volta ed è una, come vi dicevo, una piccola grande rivoluzione, perché fino a quel momento tutti i trattati dell'Unione Europea. Eh, il Capital Market Union così come il piano Juncker sulla finanza europea mai avevano citato né la finanza etica né la finanza sostenibile né la finanza sociale e ambientale qui addirittura si propone un piano di azione sulla finanza sostenibile e che cosa succede l'anno dopo l'anno dopo succede che una eh, un altro accordo viene eh, e un altro programma viene lanciato che è il cosiddetto EU Deal eh, New Green Deal okay? questo è molto importante perché sostanzialmente si determina il fatto che tutti gli investimenti dell'Unione Euro Europea dovranno da quel momento in poi essere sostenibili cioè orientati alla sostenibilità e soprattutto incidere su quegli settori a più alte emissioni di CO2 il tutto ovviamente per rispondere al surriscaldamento globale e per contenere l'incremento delle temperature che eh, erano state ben, de, ben uh, come dire, lanciate e approfondite durante gli accordi di, di Parigi. Quindi nel 2019 noi abbiamo in Europa un piano verde e un piano verde, attenzione, che non si applica solamente all'economia green, ma a tutta l'economia. Cosa, cosa succede? Nel frattempo arriva la pandemia e nel 2020 eh, arriva il Next Generation EU, il cosiddetto Recovery and Resilience Facility, quello che noi chiamiamo il Recovery Fund. Allora, sostanzialmente, qual è l'elemento interessante? L'elemento interessante è che il Next Generation EU è obbligato dall'Unione Europea a continuare pur in un contesto diverso e dovendo rispondere a esigenze diverse, soprattutto di carattere sociosanitario, ma è obbligato a seguire le stesse linee di economia verde che erano state lanciate nel piano 2019, tanto che i due, pillars, dei due pilastri del Next Generation EU sono l'ambiente da una parte e la digitalizzazione dall'altra. Questo, guardate, che è interessante perché molti analisti pensavano che durante la pandemia il tema era così incentrato con, sul miglioramento dei sistemi, del sistema sanitario, che evidentemente in questo momento è ovviamente una priorità, che avrebbe, fa, che avrebbe lasciato come dire, eh, in, in un secondo piano l'elemento ambientale. E invece emergenza climatica e emergenza sociale e sanitaria sono le due facce della stessa medaglia. Per la prima volta l'Unione Europea è coerente nella... Eh, oh, insomma, è una delle volte in cui l'Unione Europea è coerente nelle sue politiche di sviluppo sostenibile. Action Plan sulla finanza sostenibile, New Green Deal, l'anno dopo Next Generation e ora diciamo siamo nella fase del rinnovamento della finanza di... Della, del, dei piani di finanza sostenibile. E andiamo pure avanti velocemente. Pure avanti velocemente. Eh, il New Green Deal ha l'obiettivo di arrivare alla neutralità climatica entro il 2050 e col Next Generation questi obiettivi non cambiano, quindi rimangono gli stessi. Vedete i settori di intervento: biodiversità, agricoltura sostenibile, l'energia pulita, la mobilità sostenibile. Peraltro, attenzione, sono, sono settori che adesso sono sotto, ovviamente, eh, diciamo che saranno i settori interessati dal Next Generation EU anche nel nostro paese. Quindi. Voi ehm, lo sapete bene: no? 750 miliardi sono stati stanziati, di cui 209 dovevano arrivare in Italia, adesso sembra che siano 191, ma comunque una grandissima massa finanziaria che permetterà diciamo, di investire solo su questi settori di sostenibilità. Solo. Su questi settori e abbiamo delle grandi opportunità, tanto per dirne una, l'agricoltura biologica in Italia è la prima in Europa, siamo i primi, primi in Europa anche per la riduzione dei fertilizzanti, diciamo, nell'agricoltura convenzionale. Abbiamo per esempio il settore delle energie rinnovabili che è fra i primi due o tre in Europa, come a livello di produzione e assemblaggio. Abbiamo un ciclo integrato dei rifiuti, quindi diciamo l'ambito eh, conosciuto come sotto il cappello dell'economia circolare, che ha un livello di raccolta differenziata che è il primo in Europa. Guardate, ci sono degli... Eh, molto spesso noi ovviamente ci concentriamo sui disastri del nostro paese, che per, per la carità ci sono, però guardate che ci sono delle eccellenze che noi abbiamo e in questo momento abbiamo la grande opportunità di, come dire, finanziare queste eccellenze e di farle diventare, come si diceva appunto all'inizio, una leva. Per lo sviluppo sostenibile. La finanza sostenibile è lo strumento per permettere appunto questo tipo di, uh, di sviluppo. Andiamo, andiamo avanti? Anche qui non voglio eh, farvi perdere troppo, troppo tempo, insomma, mi rendo conto che eh, sono temi magari un po' così, però io credo che sia molto importante concentrarci anche sulla dimensione diciamo, di queste politiche. Mille miliardi sono mobilitate tra il 2020 e il 2030 per il New Green Deal e, questo, e questi sono diciamo, um, importi importanti che vanno al di là dell'invest EU, cioè di, di, diciamo, della parte dell'Unione Europea che si dedica agli investimenti diciamo, tradizionali. Sono risorse ulteriori. Ovviamente qui ci sarà il bisogno anche del settore privato, si calcola che circa sono 260 miliardi che devono venire dal settore privato per arrivare a quei mille miliardi. Andiamo avanti, andiamo più pure avanti. Eh, L'elemento interessante è che la, quando, eh, quando parte la pandemia, che si discutono alcuni trattati europei, alcuni vengono congelati, gli unici due che vengono considerati not delayed act, cioè vale a dire atti non eh, posticipabili, come dire, sono la nuova legge sul clima e la nuova legge sulla riforma della finanza sostenibile. La finanza sostenibile è diventata la strategia finanziaria dell'Unione Europea, non è più una delle strategie, è la strategia. Andiamo pure avanti, il next generation. Ormai lo conoscete, ed insomma, l'elemento importante di questo piano di, eh, di rilancio sostanzialmente è eh, che dovrà essere come dire, ben valutato, soprattutto nella parte diciamo, di eh, reale impatto dell'investimento de, dell che verrà effettuato, e, e si basa, come vi dicevo, su due grandi pilastri: quello ambientale e quello della digitalizzazione. Attenzione, rispetto ad alcuni temi, però, occorre applicare i criteri ESG. Io mi auguro. Che, la pressione che stiamo facendo anche sul governo è che quando verrà applicato il Next Generation EU vengano utilizzati gli strumenti di finanza sostenibile, perché? Perché io posso finanziare, per esempio, il settore della digitalizzazione, ma se ignoro il problema del digital divide nel nostro paese che è enorme. Guardate che il 30% degli italiani non ha accesso a Internet. Alla fine produco una, uh, un incremento, diciamo, di, nel, nel, nel prodotto interno lordo e nel valore economico delle, delle aziende digitali su cui. E intervengo, ma creo una disuguaglianza, aumento una disuguaglianza sociale che poi può essermi controproducente dal punto di vista economico e finanziario. Quindi sostanzialmente il, la sfida del next generation EU è identificare quei settori che sono positivi per l'ambiente e, e, e hanno un positivo impatto sociale, e allo stesso tempo stare molto attenti, diciamo a eh, lavorare sul gap. Eh, di disuguaglianze sociali che stanno aumentando. Voi sapete, i dati purtroppo sono allarmanti sull'aumento delle povertà e di questo ovviamente bisognerà fare, eh, tener, tener conto. Guardate, vi dico un, una, una, un sondaggio che è stato fatto da Eumetra eh, re, recentemente, dice una cosa che spaventa un po'. No? E cioè un'indagine fatta soprattutto sui millennials, quindi sui ragazzi diciamo, che vengono considerati la categoria più vulnerabile in questo momento. Fino a due anni fa i millennials erano molto attenti e sensibili alle tematiche ambientali e sociali. Ora di fronte all'emergenza della crisi economica c'è un abbassamento di interesse da parte diciamo, dei gruppi più vulnerabili dal punto di vista economico e sociale verso questi temi. Quindi bisogna stare molto attenti a mantenere molto alta la tensione rispetto alla necessità di affrontare emergenza climatica e sociosanitaria, diciamo, ehm, trattandole in qualche modo allo stesso modo. Andiamo avanti, mi avvio verso la conclusione di, questa, di, questa, di, questa, di questo intervento. Qui attenzione, giusto per, farvi un, per darvi un quadro che magari può interessarvi, può servirvi per avere un punto di riferimento. Al centro quindi noi troviamo le strategie di finanza sostenibile, abbiamo il New Green Deal da una parte, abbiamo gli investimenti pubblici eh, per la ripresa che dovranno rispettare l'impegno di non nuocere all'ambiente. Guardate, che uno degli elementi fondamentali della cosiddetta tassonomia, nuova tassonomia europea, è il principio di eh, do not harm, cioè non essere per, almeno dannosi all'ambiente nei processi di investimento. Sotto, vedete, siamo di fronte a un momento molto importante. Il primo gennaio 2022 entrerà in vigore il regolamento sulla nuova tassonomia. In questo momento si stanno discutendo gli atti delegati. La tassonomia sostanzialmente è. Determinerà le attività economiche ecocompatibili e guiderà gli investimenti per la ripresa. Sostanzialmente dirà che cosa è sostenibile e che cosa non è sostenibile. Uno dei temi fondamentali, centrali al, al centro del dibattito politico, è il, il cosiddetto tema della giusta transizione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente l'obiettivo è quello di decarbonizzare il, gli, gli, i settori più inquinanti, quindi passare dal carbone al metano, dal metano alla, alle energie rinnovabili nel tempo più breve possibile. Ma questo processo evidentemente è un processo lungo. Che dovrà essere monitorato e questo è, un è una transizione, tanto che ora esiste anche il Ministero no? della Transizione Ecologica. È proprio questo il concetto: non la mattina alla sera, ma seguo un percorso che deve essere quello da cui non si torna indietro. E quando si parla di giusta transizione, si devono tener conto anche gli effetti sull'occupazione della transizione ecologica. Per la verità, abbiamo visto che la transizione ecologica. Porta con sé anche dei grandi benefici dal punto di vista dell'occupazione, delle job green opportunities. Sono sempre di più i posti di lavoro che vengono creati attorno all'industria all industria verde. Andiamo pure avanti, eh, mi avvio qui velocemente alla conclusione. Vai pure avanti, Antonio. Ecco, questi sono i regolamenti che andranno in vigore. Con sei obiettivi climatici si parlerà da mitigazione, cambiamento climatico e adattamento al cambiamento climatico. Poi via via si affronteranno gli altri. Andiamo pure avanti. Questo è un altro, un altro argomento importante sulle informazioni di sostenibilità nel settore finanziario. C'è poca trasparenza nel settore finanziario, va aumentata la trasparenza. È stato uno dei disastri che ha causato la. la la, la mancanza di trasparenza, la crisi del, del 2008, su questo l'Action Plan è molto molto eh, determinato, tanto che eh, ci sarà un regolamento sulla disclosure, sulla trasparenza che ha proprio questo obiettivo. Tenete presente che i regolamenti non sono come le direttive, per il diritto comunitario il regolamento è immediatamente applicabile ed è obbligatorio a livello di Stati membri. Quindi questi atti normativi dell'Unione Europea aiuteranno sicuramente. La, una maggiore trasparenza della finanza sostenibile. Andiamo avanti? Ecco, io mi fermo qua, qui ci sono i riferimenti per chi di voi vuole in qualche modo uh, approfondire questi temi. Uh, io ora però sono qui appunto per voi, per rispondere alle vostre domande. Tra l'altro uh, ne vedo già qualcuna in chat. Quindi, Presidente Allais, se lei mi dà l'autorizzazione, io procederei a rispondere a qualche domanda che vedo già. Eh, ecco, allora la domanda è: come vengono valutati i progetti relativamente ai valori green e social? Ottima domanda. E, e chi li valuta? Ottima domanda. Allora, una domanda che mi consente di dire una cosa: da un lato abbiamo dei limiti. Legati al fatto che non esiste in questo momento in Italia una certificazione ISG. Cioè sostanzialmente non esiste un'agenzia un po' come, come l'Ecolabel che determina se un prodotto finanziario ha e segue quei criteri o no. Esistono però degli indicatori molto importanti legati ai, report, ai reporting di sostenibilità finanziaria che approfondiscono sempre di più quelli che sono i temi legati agli indicatori ISG. Cioè, ognuno di questi indicatori ha dei sottoindicatori e dei criteri di misurazione. Ovviamente, ehm, è abbastanza intuitivo capire che... Eh, valutare e misurare un indicatore di carattere ambientale è più semplice che valutare un indicatore di carattere sociale per ovvi motivi. Insomma, da una parte si può anche dire: Benissimo, a me interessano il numero di eh, kilowatt prodotti attraverso le energie eh, rinnovabili, questo è abbastanza facile da determinare. Ma se io dico eh, attraverso il mio investimento ho migliorato le relazioni sindacali, ho eh, combattuto il lavoro minorile, ho eh, finalmente dato un impulso forte alle tematiche di genere nei board. Lì, ovviamente, gli elementi di valutazione sono abbastanza eh, eh, abba cioè, meno, meno facilmente misurabili. Questo, però, non vuol dire che i due indicatori non debbano essere valutati allo stesso modo. La domanda chi li valuta? Li valuta in normalmente in questo momento il, chi, chi uh, come dire, propone i, 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 i prodotti di finanza sostenibile. mi Si potrebbe dire, ma questo però è negativo, perché è come chiedere all'oste se il vino è buono. No? E questo effettivamente per il momento è così, è uno dei limiti che noi abbiamo, nel senso che non abbiamo un'autorità terza, ma nella nostra sovranità di risparmiatori e investitori possiamo chiedere chiaramente i nostri risparmi dove vengono investiti e in quel, mo, in quel momento là, se dall'altra parte c'è un operatore serio, vi dirà esattamente dove non verranno investiti, quindi eh, tra strategie di esclusione e quali sono i settori che, che, che quell'investimento in particolare eh, sarà, eh, finanzierà quindi so, co, eh, sosterrà dal punto di vista finanziario. Questo elemento è importante: attenzione! Eh, green green eh, red, red light da, da un certo punto di vista. Attenzione al green washing e al social washing. Siccome oggi sono tutti sostenibili, è facile che in questo momento di grande incremento della finanza sostenibile si possano verificare dei fenomeni cosiddetti di green e social washing. Cioè qualcosa di poco trasparente che in qualche modo ehm, non risponde ai criteri appunto ISG. Eh, Professore, a me è arrivata una, una domanda anche di qualcuno che non è riuscito a, a scriverla. Prego. Eh, finanza etica, come si pone nei confronti della cultura, del mondo della cultura? Ma allora questo, questo è, è, è interessante nel senso che, eh, come dire, il mondo della cultura eh, attra, come dire, deve superare eh, un pregiudizio particolare, che è quello che la cultura è un costo e non un investimento. Questo è uno dei problemi grandi del nostro Paese. Non ci si rende conto che l'economia econo, culturale, le imprese culturali, che siano teatri, cinema, arte, qualsiasi forma di, di cultura, nel nostro Paese produce reddito e produce anche grandi rendimenti, oltre ovviamente a essere positivi, positivo per il nostro stato mentale. Questo è uno dei temi su cui bisogna investire di più. Noi tra i, nostri, tra i nostri soci ci sono molti investitori che hanno puntato appunto sulle imprese culturali e hanno visto come in realtà i rendimenti possono essere interessanti. E eh, uno dei problemi grandi è che purtroppo nel nostro piano nazionale di eh, ripresa e rilancio il tema culturale non è, a mio avviso, adeguatamente finanziato. E questo sarà un tema molto importante perché in realtà un paese che non ha cultura è un paese destinato al declino, ma è destinato al declino non culturale, al declino economico e finanziario e quindi in ultima analisi evidentemente al declino sociale. Esiste eh, appunto un movimento eh, di imprese, per esempio del terzo settore, che si occupano appunto con la riforma adesso del, del terzo settore diciamo è aumentato l'impatto di queste imprese sull'economia che stanno cercando di rilanciare appunto eh, il tema culturale anche dal punto di vista economico e è, un, è un settore eh, come dire che eh, a cui gli investitori devono guardare anche dal punto di vista dell'investimento qual è come dire Qual è il soggetto che in questo momento più sta, dal punto di vista finanziario, dico, più sta sostenendo questo, questo settore? Sono le fondazioni bancarie. Le fondazioni bancarie che sono degli investitori istituzionali a tutti gli effetti, e che ovviamente voi sapete, a livello territoriale hanno un ambito di azione a livello territoriale, ma hanno una funzione fondamentale. E guardate che il mondo delle fondazioni bancarie è un mondo in evoluzione che si sta reinterrogando molto sul fatto di come incidere sulle, sullo sviluppo sostenibile. Quindi anche un grant, quindi anche una sovvenzione, quindi anche un supporto a fondo perduto può essere la base per una start-up di un'impresa culturale. Quindi voglio dire l'elemento di aiutarsi con le sovvenzioni per poi creare però impresa. È un elemento virtuoso di cui potrebbe beneficiare molto l'industria della, della cultura. Le fondazioni bancarie sono soggetti molto interessanti perché tra l'altro ovviamente voi sapete no, come funziona una fondazione da un lato ci sono i grant che normalmente vengono ehm, erogati a fondo perduto quindi le politiche erogative verso l'ambiente il, il sociale il, la difesa del patrimonio artistico eccetera poi però c'è un patrimonio delle fondazioni che va investito cioè il, il, il grosso diciamo, del, 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 del patrimonio, della del, del, diciamo, eh, ricchezza economica delle fondazioni sta nella sua gestione patrimoniale. E se il patrimonio viene investito con i criteri della finanza sostenibile, noi abbiamo un meccanismo virtuoso per cui abbiamo una coerenza nelle, nella gestione patrimoniale con quella delle politiche erogative, che dovrebbe essere una cosa abbastanza come dire, eh, eh, chiara, no, abbast abbast abbastanza logica. Non è purtroppo fino adesso stato così. Quindi anche all'interno di questo mondo abbiamo delle grandi opportunità. Tra l'altro abbiamo anche qui, lasciatemi dire, alcune, alcune, alcuni record che conosciamo poco. La fondazione Cariplo, che è la prima fondazione italiana, è anche la prima fondazione europea ed è la terza a livello mondiale dopo la Rockefeller Foundation e la Bill Gates Foundation cioè voglio dire noi abbiamo del, del, de, dei tesori dei patrimoni nella nost nel nostro paese che valorizziamo poco, quindi voglio dire questo è estremamente importante e eh, è uno dei canali privilegiati diciamo per poter arrivare all'impresa culturale e leggo yeah. Ecco, prego. Allora, eh, vabbè, la, legge lei, leggo io, è uguale. Eh, riguardo alla speculazione finanziaria, le sembra che le nuove regole dell'Unione Europea siano sufficienti? Non c'è il rischio di una Cosmesi e un solo apparente cambiamento degli strumenti finanziari? Sì, a tutte e due le, le domande. Da un lato, io credo che mai in que, come in questo momento le regole dell'Unione Europea ci stiano aiutando. Guardate, io sono un europeista, però critico, nel senso, voglio dire, quando l'Unione Europea non funziona, lo dico serenamente. Ehm, in questo caso, non è così. In questo caso, l'Unione Europea ha avuto un'accelerazione rispetto al tema della finanza sostenibile molto molto importante. Quelle, quei regolamenti di cui vi ho parlato, che saranno come vi dicevo immediatamente obbligatori a livello di, di stati membri, sono una vera rivoluzione per la politica normativa dell'Unione Europea in tema finanziario. Ora, che questo mi eh, annulli la speculazione finanziaria? No, assolutamente. La speculazione finanziaria esiste, va combattuta, ma va combattuta su due fronti. Da un lato con una sana critica di carattere economico-finanziario, ma dall'altra parte proponendo un'alternativa e dicendo alla finanza speculativa, attenzione, guarda che non solo stai danneggiando l'ambiente e il corpo sociale e sei contro le norme di sviluppo sostenibile che tutti stanno applicando. Ma stai anche perdendo dal punto di vista economico e finanziario. Guardate un po' i prezzi del petrolio, che volatilità hanno. Ma scusate un attimo, ma sarà più, molto più sano e conveniente investire in rinnovabili che investire in, eh, pro, in prodotti fossili. Proprio per la volatilità che questi prodotti hanno, al di là del fatto che sono molto dannosi. Per il nostro ambiente. Quindi per rispondere alla domanda sulla speculazione finanziaria, occorre accendere, come dire, mille luci per cercare di. Tenere sempre con, sotto controllo questo fenomeno, che guardate è abbastanza fisiologico quando si parla di grandi volumi finanziari. No? io sono molto sincero, non mi sto dicendo che siamo arrivati nel paradiso finanziario. Dico solo che l'orientamento che abbiamo preso è un orientamento che a me piace molto. Sulla questione della cosmesi, è un po' quello che dicevo prima. Nel momento in cui come dire, il tema della sostenibilità lo, lo vedete, no? è, è in tutte le pubblicità, ma anche nelle pubblicità di, di auto che vanno a gasolio, no? si parla del nuovo modo sostenibile di, eh, eh, di far mobilità. No? M -m dire, è, ormai è un tema abusato, purtroppo. Allora bisogna capire bene che cosa vuol dire finanza sostenibile. Finanza sostenibile ha delle regole chiare. Come vi dicevo prima, io posso finanziare per esempio un'azienda che produce pannelli solari. Ma se paradossalmente questa azienda utilizza manodopera infantile per, per produrre questi pannelli, che cos'è? È, è un'azienda sostenibile? È finanza sostenibile? No, non lo è. La sostenibilità, come vi dicevo all'inizio, o è tripartita o non è sostenibilità. Dopodiché, eh, i furbetti della finanza sono dovunque, eh, occorre essere molto attenti. E lasciatemi dire una cosa importante su questo. È fondamentale l'educazione finanziaria, perché l'educazione finanziaria, che noi abbiamo sempre avuto a livelli molto bassi purtroppo in questo Paese, è la chiave di volta per, per, per obbligare l'investitore a orientarsi verso determinati settori di sviluppo sostenibile un'alfabetizzazione un minima è fondamentale, ovviamente da una parte per gli operatori finanziari, ma anche per noi risparmiatori. Purtroppo la finanza ha avuto due, due, due problemi. Il primo che è sempre stato considerato abbastanza ostica, no? del tipo io di finanza non ci capisco niente, no? una cosa del genere. E in realtà non è così. Io spero stasera di avervi lanciato qualche messaggio che... In qualche modo implica il fatto che una base finanziaria tutti noi dovremmo avercela, anche se non siamo dei tecnici della finanza, ed è fondamentale. L'altra questione è che la finanza, come dire, è il male, no? È un po' come, è un po come la politica. Sono i due settori che hanno l'indice di gradimento più basso in assoluto, se voi fate qualsiasi sondaggio. E beh, purtroppo, voglio dire... È anche sulla base di quello che è successo in passato ma se noi non usciamo mai da questo paradigma della negatività e quindi pensiamo ok ci sono stati fatti mastere la speculazione ha aumentato le disuguaglianze ma adesso esiste un nuovo modo di pensare lo sviluppo un nuovo modo di pensare alla la finanza e la, in qualche modo gli aspetti normativi Dell'Unione Europea ci aiutano anche un po' di più, un po' di più, eh, attenzione: non è che risolveranno la, il problema. Ma allora vedete che riorientare questi capitali progressivamente da settori dannosi a settori invece che hanno un impatto positivo è la vera trasformazione della, del mondo finanziario, che, che ne aumenterà, ne migliorerà anche la reputazione, però. Lasciatemi dire, la reputazione da sola non basta. Noi molto spesso abbiamo puntato a migliorare la reputazione, ma la reputazione la migliori nei fatti. Se fai vedere che i tuoi volumi finanziari sono sempre più rivolti alla mobilità sostenibile, all'efficientamento energetico, al disinquinamento, al sostegno dei sistemi sociosanitari pubblici. Ok, io questo lo voglio sottolineare a un miglioramento del sistema educativo ok soprattutto pubblico allora nei, in questi fatti io vedo un cambiamento e vi assicuro che dal nostro osservatorio siccome cioè, lavoriamo con 120 organizzazioni io questo cambiamento un po' lo sto, lo sto, lo sto vivendo ogni giorno soprattutto negli ultimi 4-5 anni ho visto un una miglioramento e una, come dire, degli obiettivi che prima non esistevano, e che poi, alla fine, in una parola, sono gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Mm, non so, ci sono, sì, c'è un'altra domanda. Eh, bella ecco. domanda, bella domanda questa. Eh, ma pare che adesso non lo sia più, nel senso che eh, no, lo dico magari per i non addetti ai lavori. Se no? vuol leggerla lei, perché non sì. è fare non è, non a tutti, se vuol leggerla. Chiede Renzo: allora, il ruolo di advisor dato al colosso BlackRock dalla Unione Europea come lo vedo? Beh, lo, non lo vedo bene. E, e comunque appunto le notizie attuali sono che ora non lo è più o non lo sarà più. Allora spiego un attimo. BlackRock per i non addetti ai lavori, è un grande asset manager. È un asset manager che effettivamente negli ultimi tempi ha eh, riorientato le sue politiche di finanza verso, eh, diciamo, eh, investendo parte del suo portafoglio in finanza, finanza verde, in finanza sostenibile. Però però stiamo parlando di un grande asset manager che evidentemente incarnava diciamo, la quintessenza della finanza, chiamiamola tradizionale. L'Unione Europea all'inizio, diciamo, un annetto fa, anche meno, ha, eh, chiesto una, una, ha nominato BlackRock come advisor per le politiche di sostenibilità. Ci sono state diverse critiche, poi alla fine questo è, è venuto a cadere. Però questo è un problema, guardate, importante, no? al di là del caso specifico in, di cui si sta parlando. Il problema è che esiste un sistema di finanza sostenibile che va tenuto in considerazione, non i singoli soggetti. E comunque sia la politica pubblica, un po' come la questione del next generation, no? sono state diverse critiche quando è venuto fuori che sembrava che il nostro governo avesse affidato a me uh, l'analisi, no, diciamo, dell'analisi della, della, la la, di fattibilità del nostro piano di, di resilienza. Poi, insomma, la cosa è stata abbastanza ridimensionata, ma io spero di sì, nel senso che in quel caso lì... Il nostro, il nostro governo, la nostra finanza pubblica è perfettamente in grado, secondo le regole dell'Unione Europea in modo particolare, di orientare l'indirizzo eh, il, il, del, del dello sviluppo sostenibile lo stesso lo deve fare la Commissione Europea quindi voglio dire, se mai i soggetti finanziari devono essere, sono sul mercato e verranno premiati quelli che sposteranno più volumi finanziari verso questi settori ma il ruolo di advisor non lo vedo una buona idea. Vedo un'altra domanda. Quanto pesano a livello finanziario i piccoli investitori? Possono incidere veramente? Sì questa è una domanda interessante, prima io avevo fatto un riferimento, non so magari se qualcuno di voi lo ha colto, sul fatto che esiste un incremento degli investitori cosiddetti retail, allora guardate vi dico no, sempre per i non addetti ai lavori, in genere si distinguono gli investitori istituzionali dagli investitori retail. Gli investitori istituzionali non sono le istituzioni, eh? questo è un false friend diciamo, della, della finanza, sono le grandi organizzazioni, le banche, gli asset manager, anche le fondazioni bancarie sono degli, dei soggetti istituzionali, i fondi pensione e così via. Questi soggetti ovviamente ra, ehm, eh, come dire, rappresentano la maggior parte del mercato finanziario della finanza sostenibile. E il retail fino a 4-5 anni fa, cioè noi, i piccoli investitori, rappresentavano una percentuale minima. Ora, attraverso appunto il cambio di, 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 di paradigma, come vi dicevo prima, culturale rispetto a questi temi, siamo arrivati ormai a oltre il 30% del mercato del retail. Cioè noi, cioè i piccoli investitori, pesano sempre di più nelle politiche finanziarie. E questo, guardate, è estremamente importante perché il lavoro che è da fare il, è quello di aumentare sempre di più il piccolo risparmio, il piccolo investimento verso i settori che ora, una volta magari non era così chiaro, ma ora sono stati molto ben identificati. E quindi la, mio, la, la mia insomma, convinzione, ma perché vedo i dati in realtà, è che il mercato dei piccoli investitori sta sta aumentando sempre di più, tanto che i soggetti finanziari, anche i più grossi, sono molto più attenti ai piccoli investitori di quanto erano una volta. Mi sembra che domande non ne siano più arrivate. Ecco, se posso chiedere a Antonio di arrivare eh, sì? la, la schermata sul private chat sulla sinistra. Semplicemente sì. perché non vedo chi è a schermo, eh, la dovete levare voi. Io non posso fare nulla. La leviamo noi e la leviamo noi. Quindi, così fatto: ottimo, grazie. No, perché se sì, ma... no non mi vedevo. Scusate, ma non ho mai fatto bene a dirmelo. <ride> I poteri sono limitati. Non so se il signor Grasselli vuole intervenire con uh, qualche altro suo richiesta, intervento prima di, con di concludere sì beh allora intanto ringrazio eh, il professore per, uh, per la serata e per uh, eh, notevole mole di informazioni e dati che, che ci ha fornito stasera sì eh, diciamo che per quanto riguarda banca etica eh, è stata abbastanza scettica all'uscita di questo eh, nuovo regolamento appunto per eh, questa direttiva, per appunto il forse un po' il modo anacquato che, che è stato scelto per focalizzare alcuni interventi e dare adito comunque ancora ad alcune. Scappatoie per, per bypassare appunto il, tutti i concetti che sono stati chiariti stasera su finanza etica, finanza sostenibile, chiamiamola, no? eh, quella che è stata eh, regolamentata. E, ci sarebbero tante altre cose da, da approfondire, da. Da sviluppare stasera Ma sicuramente il fatto di eh, aver rimosso eh, o comunque sembra che sia così il ruolo di advisor a black rock secondo me è sicuramente una bella cosa il fatto che ci siano comunque delle eh, eh, delle ulteriori pressioni da parte anche vostra come eh, come istituzione e anche di, di altri enti nel, nel panorama economico eh, sostenibile ed etico in particolare, questo deve essere sempre il campanello d'allarme che eh, deve essere sempre ben acceso per quanto riguarda l'attenzione la, ehm, che si deve porre su questi temi, che sembrano temi non alla portata di tutti, che però di fatto devono comunque interessare a tutti perché eh, sono eh, a fondamento di tutta quanta la società civile o quantomeno eh, anche nel, nel piccolo tutti abbiamo le nostre eh, eh, sì, le nostre ricadute sulle varie scelte che nel quotidiano facciamo anche a fronte di queste scelte finanziarie quello che noi continuiamo a ribadire come eh, soci attivi di banca etica e quindi come GIT è la necessità di una formazione e di un'informazione in particolare anche finanziaria e quindi eh, benvengano queste serate, ben vengano questi approfondimenti e io direi mi taccio e ringrazio della, della serata della partecipazione e eh, vedo che comunque anche qualche domanda c'è stata quindi direi anche abbastanza interessante quindi direi una buona serata per quanto ci guarda ecco grazie, grazie. Eh, ricordo che comunque l'incontro è sempre visibile adesso sul canale YouTube del Centro di Cultura dalla Costa, quindi magari se qualcosa è sfuggito, ri risentendo di nuovo il professore si può ancora approfondire. Eh, io ringrazio il professor Bicciato perché il tema, non certamente facile, ci è stato presentato in modo ehm, non, 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 leggero, non leggero, ma... Eh, approfondito e fattibile per tutti. Ecco, ci si poteva eh, approp appropinquare con, senza grosse difficoltà. Ehm, avevo iniziato dicendo che era una serata con delle notizie molto preoccupanti. E nel discorso del professor Bicciato ho trovato degli spunti di speranza. Intanto ci ha fatto notare che eh, l'Italia ha delle eccellenze, cose noi siamo portati molto spesso a ricordare solo le cose negative eh, che sono presenti nella nostra nazione, che sono forse le più evidenti. Ma queste eccellenze che ci fanno andare avanti dovranno proprio essere quelle che vengono ricordate con, e, ed, ed evidenziate. Con maggiore attenzione. E in più mi sembra di aver colto anche un momento di speranza nel fatto che questo, questo momento che stiamo vivendo così pesante, così critico, potrebbe, uso il condizionale, potrebbe dare vita a una società migliore nel futuro. E questo penso che sia quello che tutti noi ci auguriamo non tanto per noi che siamo un po' avanti con gli anni, ma soprattutto per i nostri figli e per i nostri nipoti, per i quali magari con un po' di egoismo non abbiamo sempre pensato. Pensavamo che le cose andassero sempre così bene come erano andate per noi nati dopo la seconda guerra mondiale e invece questa pandemia ci ha messo di fronte alle nostre terribili fragilità che si riverseranno poi proprio sulle prossime generazioni. Ecco, però io vorrei chiudere la serata con questi spunti di speranza che il professore ci ha dato e spunti di riflessione. Come sempre nei nostri incontri, non cerchiamo delle risposte, ma eh, ci poniamo delle, sempre delle domande, delle, del, degli spunti per riflettere sulla società attuale, sul momento che stiamo vivendo. E credo che anche questa sera, da questa... Conferenza, questo incontro a pura a distanza usciamo con tante domande e tanti spunti per pensare magari non alleggerire la nottata ma, ma sperando dai di, di risolvere io ringrazio tantissimo il professor Bicciato per essere grazie stato a voi. grazie a voi grazie a lei presidente a tutti grazie e ricordo a, a tutti coloro che sono collegati con noi che questo è stato il primo incontro del ciclo primaverile e che la settimana prossima, giovedì, torniamo al giovedì che è di solito la serata eh, in cui eh, ci troviamo per i nostri incontri, avremo con noi il eh, Piero Badaloni, giornalista che tutti conoscono per la sua lunghissima carriera giornalistica e affronteremo un altro tema di attualità perché eh, constatiamo ogni giorno quanto le notizie che ci vengono date dai media possono essere vere, possono essere fasulle, possono portare alla manipolazione eh, della, de, del pubblico. Quindi col dottor Badaloni, giovedì prossimo alle 20.30, sempre con le stesse modalità di collegamento, parleremo di giornalismo tra verità e bugie. Ringrazio tutti, auguro una buona nottata. E vi aspetto tutti, prenotatevi per l'incontro con le stesse modalità di giovedì prossimo. Grazie e buonanotte.